Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday the 13th Store. Oggi parleremo del Corvo. La marca in questione è la Diamond Select, famosa soprattutto per le action figure e statue dei supereroi Marvel e anche dei film. Il Corvo quest'anno e l'anno scorso è stato protagonista delle uscite di action figure e statue, soprattutto di questa marca. Abbiamo fatto anche qualche recensioni. In particolare di questa action figure abbiamo recensito la versione limited edition. Per chi se la fosse persa, ve la lascio come sempre in fondo al video. Bene, prima di cominciare questa recensione io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciarci un like e attivare la campanella. Adesso vi lascio all'unboxing e poi alla recensione. Ok, eccoci con la nostra action fuori dalla scatola. Allora, premetto che questa è un restock, l'action figure è uscita già l'anno scorso per la prima volta, quindi questo è stato praticamente un restock dopo le tante vendite che ha avuto, perché nonostante non abbia un'altissima qualità, che poi adesso andiamo a vederla, è comunque un personaggio che è amato e non avendo altre action figure su cui puntare, il cliente deve comunque accontentarsi. Comunque, andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, vediamo il volto che non ci siamo assolutamente. Non abbiamo in mano assolutamente Brandon Lee, quindi no. Bocciato, il volto bocciato proprio a piedi pari, senza neanche star lì a toccarlo e a girarlo. Lo si vede benissimo che non è fatto bene. Però, io dico sempre, la qualità e il prezzo devono combaciare. Perché comunque, questa è un'action che costa 30-85 euro, su per giù. Non è un Hot Toys, non è una Sideshow, che tra l'altro la Sideshow l'ha appena annunciata, quindi dobbiamo anche cercare di valutare il peso sulla bilancia. Quindi noi spendiamo 30 euro, non abbiamo la qualità di un Hot Toys, però abbiamo il personaggio in mano. Se invece siamo molto più pignoli, ci buttiamo sulle statue. Le statue della Diamond Select costano 10-15 euro in più, non sono articolate, sono più grandi, però hanno la qualità giusta, sono bellissime. Le trovate anche sul mio canale, magari in fondo al video vi metto tutto quello che ho recensito sul Corvo, così vi fate un'idea. Allora, passiamo agli snodi. Anche gli snodi sono bassissima qualità, non sono una McFarlane, giusto per intenderci. Abbiamo il gomito, un solo snodo contro il doppio snodo che siamo abituati a vedere ormai con le nuovissime action figure. Poi abbiamo lo snodo nel petto, sia su e giù che può ruotare. Lo snodo delle gambe a mio avviso è bruttissimo. Allora, se lo vediamo così sembra quasi che fisso, che può solo andare avanti e indietro come le action figure retro di una volta. Invece può anche aprirsi, però è bruttissimo, secondo me come snodo non si può proprio vedere, però vabbè, dopo li va a gusto. Può ruotare la gamba, non capisco a che serva. Poi abbiamo lo snodo ovviamente nel ginocchio, il piede su e giù, e questo è quanto. Allora, la giacca è in gomma morbida, ok? Non lo so perché non l'ho provato e non lo voglio provare. Secondo me, staccando le braccia, una e una due, la giacca potrebbe venire via, però non so se è una cosa che si deve fare, se è fatta apposta oppure no, quindi io non la faccio. Però sappiate che la possibilità c'è, perché la giacca è in gomma morbida fino a qui, le maniche no, quindi non lo so. Poi dopo chi vuol provare provi. Allora, questa è l'action figure, di più non abbiamo, e ora diamo un'occhiata agli accessori che lì non si sono risparmiati. Allora, primo accessorio è la nostra lapide, importantissima lapide con sopra il nome Eric Draven. Plastica vuota, quindi è molto leggera. In questa lapide è possibile aggiungerci il corvo. Ci sono i due fori qua sopra, abbiamo le zampette con i peg e ce lo appoggiamo su. Ok, e questa è una soluzione che secondo me è la migliore. Poi troviamo un altro corvo con le ali aperte, però qual è il problema? Che a mio avviso è un difetto assurdo. Allora, già l'action figure non ha la basetta, quindi già questo è un difetto. In più non mi hanno messo la basetta, tra virgolette, il bastoncino per sorreggere il corvo, quindi io questo corvo non so dove mettermelo, ok?
E questo per me è un difetto, perché il foro c'è, come potete ben vedere, quindi ci va il bastoncino sotto e andrebbe messo così, come usciva nello Toys. Niente, lo devo mettere a faccia per terra, ma è una cosa squalida. La lapide non posso perché non ha neanche le zampette come all'altro, quindi inutile. Abbiamo questo accessorio che per me è bellissimo, praticamente quando viene sparato nella mano, o meglio, si fa sparare nella mano, e questa è la... possiamo rifare quella scena lì praticamente, ok? Quindi questo accessorio mi è piaciuto. Poi ultimo accessorio immancabile, la chitarra bellissima, ci voleva, hanno fatto bene a metterlo. Hanno fatto lo stesso errore dello Toys ai tempi, cioè che sia lo Toys che questa action figure non hanno inserito armi, cioè come se Eric Devin fosse un film d'amore, basta, è finita lì, lui suona la chitarra e il film è finito. No, Eric Devin, quando, una volta che ha finito il suo periodo di smarrimento, chiamiamolo così, si incazza e fa fuori tutti, e quindi io voglio un Eric Devin armato, incazzato. E invece sia Hot Toys che la Diamond non hanno fatto questa cosa qua, ci hanno messo la chitarra e basta. Invece la Sideshow l'ha riempito di armi, come giusto che sia. Quindi questa è la chitarra. Una cosa che non ho detto, è un accessorio però non è disegnato, diciamo, è sul coso. Abbiamo l'anello di Shelly. Magari se l'avessero fatto vero, cioè con la cordicella, sarebbe stato molto più bello. Però questo è quello che noi troviamo nella scatola. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, qua devo ripetermi con la qualità prezzo. Allora, io mi sento di bocciarla, ok? Secondo me è da bocciare, non mi piace il volto, non mi piace la scelta degli accessori, non mi piacciono assolutamente gli snodi e non mi piace neanche la scatola. Va, mettiamoci anche la scatola. Non mi piace il fatto del covo, che non so dove cavolo mettermelo, quindi tu non mi puoi mettere un accessorio giusto perché dirà ah, grande, mi ha messo il corvo, ma non so dove mettermelo, quindi non mettermelo e basta, anche perché uno me l'hai già fatto, lasciavi solamente quello sulla lapide e al posto di quel cavolo di corvo mi metti un fucile a pompa, ok? Niente, e quindi io mi sento di bocciarla. Però, tornando al discorso Eric Draven, tornando al discorso che come action figure non abbiamo altro, allora vi dico sì, compratela. Acquistatela, anzi acquistatela ora che ha avuto un restock, perché non penso che poi la riproporranno in futuro, quindi compratela e avete comunque Eric Draven sulla vostra mensola. Detto questo, io vi ringrazio come sempre di averci seguiti, vi ricordo che alla fine del video vi lascio tutte le recensioni che ho fatto del covo, così ve le andate a guardare. Io vi do l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti! Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still.